Buongiorno ragazzi, come state? Allora ragazzi, ho messo le manichette corte. Oggi è caldo, è veramente caldo qua da me. Sarà che sono andata avanti e indietro e poi oggi ho l'orto da fare. Ho preso una marea, ragazzi, una marea. Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine tonde, zucchine lunghe. Cosa ho preso? Le barbabietole, ho preso le cicorie, ho preso l'insalatina, ho preso il radicchio. Mamma, avrò da fare, non importa. Allora, io oggi devo fare un pranzo veloce. Ieri ho avanzato un po' di riso. Sapete quando fate il risotto? Capita che magari siete un po' più abbondantine con le dosi, perché diceva il detto: mettegliene un poco di più che non si sa mai. Ecco, meglio di più che gli manche. Bene, detto questo, gliene'mo di più. Ecco, per cui l'ho avanzato, ma non l'ho buttato via. L'ho messo nel contenitore e l'ho messo in frigo. E adesso vi faccio vedere cosa possiamo fare col risotto avanzato dal giorno allora, prima. Ragazzi, io qui mi sono, vedete, messa il riso in un robottino così. Adesso aggiungo un goccetto di acqua. Io qua ho circa 437 grammi di riso, per cui più o meno, no? Adesso metto un goccettino d'acqua, per cui metto 40 grammi di acqua. Eccolo qua. Chiudo e frigo. Allora, dopo averlo diciamo fatto andare qualche giretto, aggiungiamo un altro goccetto d'acqua, perché deve ovviamente amalgamarsi, perché io ho un robottino piccolino. Se voi ce l'avete più grande, ovviamente fa prima, però aggiungo altri acqua. Aspetta. Là. Perfetto. E adesso rimixo, vedete qui, e adesso rimixo tutto. Allora ragazze, otterrete proprio, vedete, una crema così. Eccola qua. Allora, la versiamo in una placca forno, così, molto bene, perfetto. La distendiamo bene bene e creiamo proprio uno strato sottilino, Eccolo qua. E la distendiamo bene bene. Ok ragazzi, una volta disteso così, mettiamo uno spolvero di pane grattugiato, guardate, così. Così, vedete, così, molto bene, e poi una spruzzatina di olio, così, vedete come faccio? Così, spruzzatina di olio, così, in forno preriscaldato, ventilato, a 100 e lo lasciamo andare fino a che non vediamo una doratura. Allora ragazzi, io farò la prima cottura e poi vi metterò tutte le indicazioni dei vari tempi di cottura. Per cui, a dopo! Eccole qua, vedete com'è? Molto bene. E adesso la tagliamo. Pronto, pronto la nostra sfogliatina di riso. Allora ragazzi, beh, bellissima. Adesso io la taglierò con una rondella. Eccola qua, così, vedete, eccola qua, dove è più secchetta la lasciamo così, e niente, e adesso la assaggiamo. Se lei tende a rompersi, diciamo, di suo, perché è proprio come un cracker, ragazze, per cui la rompiamo bene così. Eccoli qua ragazzi, i nostri cracker di riso. Beh, di riso, di risotto. Li assaggiamo? Volete sentire? Mamma che buoni! Guarda. Voglio tutto! Provateli.